Pete Barjami. Siamo arrivati la mattina molto presto. Bravo, alle 4 del mattino. E la cosa 4, che comunque 4. Mi ricordo è che comunque già la mattina presto c'è in giro già un sacco di gente. Sì, vero, alle 6 del mattino era pieno. Ma come mai? Lavorano, girano, vivono. Questo è stressissimo. No, ci abbiamo vicino al Museo delle Illusioni. Pierlone, ehi, come stai? Alla grande, devo andare a dormire. Guarda che si... Первое утро в Тбилиси прошло, мы отправляемся. В новый отель, дальше путешествие. Несмотря на то, что мы спали 3 часа, сил много, настроение прекрасно. Ragazzi, è un video, praticamente dobbiamo fare 30 metri di strada. Cioè, rimanete calmi, dobbiamo sviluppare un piano. Come, esatto. Come ce la faremo? Mandiamo su Beatrice per prima, poi incordata. Sì. Bravo, bravo, dammi 5. Mettiamo a ferro e fuoco. Un taxi, chiamiamo un taxi. Mangiamo del cacciapuri prima di partire. È giusto. Oh, Villa Raggia dietro che spinge tutti. Sì. Ma la vera domanda è, bene, i sottotitoli dove verranno messi? A spirale. Va bene ragazzi, sì. Datemi 5. Io direi 5. Di fare tutta la vacanza così e basta. Andiamo giù così. Chiudiamo la camera. Oh. Sì. B. L. No. Tbilisi. Tbilisi. No, vai tu. Tbilisi. 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 Tu? Tbilisi. 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 Come fai il pulcino? Che pulcino? Dai, la Lari! Quello che si chiama più campare. Più 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 più. Ma non è vero. Pipì, mi scappa la pipì. Pipì, mi scappa la pipì. Vabbè, no. Oh, io non torno più, io resto qui, qui, io resto qui. Troppo buono, ragazzi. Va. Giorgia. Мы пришли на сухой рынок в Тбилиси. Наша программа только началась. И мы уже успели пообедать. Было вкусно. Да-да-да. Было вкусно. Было очень вкусно. Quella è Chiara, quando l'ha visto sposa. Guardala. Visto? Ti ricordi quando era? È identica. Roby, cosa vuoi prenderti? Questo coso qua. Questo si trova con la maglietta. Io lo prenderei, per il concerto con i Kid Combo. Minchia, al posto del vostro cappellino di merda. Questa roba di che bello! La foto! Prossima fermata Hogwarts! Benvenuti sul nottetempo, signori! Aia, porco! Sei vivo, aspetta, te lo dico dopo. Good man, kind man, I'm running. Guys, thank you, Georgia. Always happy to see you. Oh, okay, cool. Not only you, all of you. Только с итальянцами мы 500 метров идем в течение 2 часов. Это невыносимо. Осталось 150 метров, и мы уже идем 20 минут. Oddio! Macchina! Vai, vai! Basta, ce l'abbiamo fatta!
giorno abbiamo fatto subito una bella gita, siamo andati in direzione Mesquita, non so se si dica così, Mesquita. E abbiamo visto delle chiese meravigliose, abbiamo visto la vecchia capitale della Georgia, appunto Mesquita, molto bella, molto caratteristica, con una storia anche fantastica, c'era il monastero, quindi abbiamo fatto una bella visita culturale, ma anche all'interno proprio della cultura popolare. Cavolo, abbiamo assistito a un battesimo ortodosso. Ortodosso. Cioè, comunque è stato bellissimo perché da noi praticamente si intinge solamente la testa nell'acqua, mentre qua abbiamo visto che proprio viene preso il neonato e buttato nella vasca. È stato bellissimo, un'atmosfera proprio molto particolare. Giorgiana. E siamo ad Ananuri, dove c'è questa fortezza che è stata costruita nel XVII secolo per difendersi dai dominatori che venivano qui a prendere le persone, a usarle come schiavi. E poi ci sono tre cattedrali bellissime, tre chiese più che cattedrali. Sono convincente. Ta-da-dan, tan, tan, tan. Voglio vedere il paesino perché insomma era caratteristico. È stato bello perché si è creato un momento folklore in cui c'era il suonatore con quello strumento, no? E poi ha tirato fuori la fisarmonica. Appena siamo arrivati abbiamo iniziato a ballare, a cantare. È stato divertente. Perché qualcuno bussa, non sai chi è, tu apri mutando ovviamente, quindi era la Risa nascosta dietro la porta, che non ci aspettavamo che venisse la Risa perché vabbè, è stata operata il giorno prima, quindi pensavamo dovesse stare a riposo, invece ci ha fatto questa sorpresa. E poi aperto l'appunto. Perché poi siamo tornati nel ristorante del primo giorno e abbiamo trovato di fianco un gruppo di Giorgiani. No, quattro voci. La tenore quasi. Non cavolo, facevano di quei vocalizzi. Rossa scena quella. Io oggi ho imparato una parola nuova che è questo tamaga. Che tamada. Tamada. Oggi ho imparato una parola nuova che è tamada. Buona seconda! Amici tuoi! Aspetta, Giacomo! Stai zitto, porca madonna! Allora, il tamada è quella persona che fa i brindisi importanti nelle occasioni importanti. E io stasera voglio brindare a tante, tante cose che oggi sono successe, tante cose. Auguri Mauro! Italiani è una cosa pessima. Dai. Oggi ci ha raggiunto la nostra mamma. A grande. Oggi è arrivata la nostra Maria. Il giorno dopo abbiamo fatto un'escursione in montagna fuori Tbilisi, siamo andati verso la zona di Kazbek. È stato un viaggio abbastanza lungo perché ci abbiamo messo 3 ore ad andare e 3 ore a tornare, però è stato molto molto bello perché abbiamo fatto dei vari stop lungo la strada. Мы отправляемся к Казбеке. Нам предстоит длинная дорога, 3 часа. Я не знаю, как все пройдет, потому что вчера вечер был очень веселый. Подозняк, плюс рассвет, оси, марасила. Почему все говорят на русском, а не я? Ну что, первая остановка, водохранилище Жвали. Прекрасный вид. Прекрасная атмосфера, несмотря на то, что, повторюсь, вечером было очень весело. Ты кушалка. Guardatemi dopo la cura, Giorgiana, per la fronte. Posso una pit barjomi? Da. Yes, no, yeah. Allora, ci siamo fermati lungo
la strada presso un produttore di miele tipico, dove c'era anche un cagnolino bellissimo, e abbiamo assaggiato vari tipi di miele. Cos'era? La frutta? C'era. Poi abbiamo visto anche una vallata piena di pecore, meraviglioso. C'erano anche delle mucche per strada che vagavano così tranquillamente. E poi abbiamo fatto anche un'altra fermata in una zona dove non mi ricordo il nome, che c'è quel monumento a forma semicircolare di Arco pace. Della pace tra Georgia e Russia. Tra Georgia e Russia. Adesso è il momento di fare poco di musica, ora freddo, quindi si resta con la felpina. Delle scarpe adatte? Мы у подножия Казбека. Сейчас пересаживаемся на джипы, потому что нужно... Как это называется? Полноприводная? Да, полноприводная. Полноприводная машина, чтобы отправиться дальше в горы. Си! Круги! Maria? Oh. Allora ti senti una puffa? Mi sento una puffissima. Comunque questo coso è una meraviglia. Cioè salva dal vento, voilà. Ti è piaciuto? Perfetto, mi ha svoltato la giornata, guarda. Bambini! Viaggio di ritorno ce lo ricorderemo tutti a vita, perché abbiamo visto come guidano i georgiani. E ragazzi, voi siete fuori di melone, cioè. Вам осталось ехать полтора часа, но вы приедете через полчаса. Да что я тут вообще делаю, типа? Марич! Esistono sempre buone persone e cattive persone, in qualunque popolo, in qualunque cultura, in qualunque genere. Cioè ci sono i buoni e ci sono i cattivi, non ce n'è. E io non ho le competenze giustamente per dirti, per avere un'opinione valida su questa questione. Quindi è ovvio che la convivenza pacifica sia la soluzione più auspicabile, ma in tutte le nazioni, non solo qui. Quindi io penso questo, che comunque la situazione politica è una cosa e invece l'incontro umano tra persona e persona è un altro. Cioè ci possono essere comunque conflitti tra due paesi, però questo non significa che un russo ce la deve avere con un georgiano, perché sono fatti politici anche molto antichi che comunque non hanno ragione di avere un conflitto tra persona e persona. Questo è, secondo me, cioè è stupido avere un odio per un russo solo perché è russo, per un georgiano solo perché personale, è un odio personale. Non ha senso, secondo me. Cioè. Ragazzi, sbragia, vi do un appuntamento molto importante. Mi raccomando, guardate i prossimi numeri di Kuzno. Ciao!